quest'anno l'amministrazione comunale chiaramente ha pensato bene comunque di organizzare un piano traffico ad hoc, viste comunque la grande partecipazione alle festività dei Santi Patroni. Quest'anno le iniziative principali sono quelle dell'allargamento della zona pedonale, quindi un allargamento, quindi restituiamo ai cittadini leccesi, ai visitatori, ai turisti, a chiunque comunque si trovi in queste 3 giornate, un'area pedonale un po' più ampia. Infatti la chiusura al traffico innanzitutto sarà anticipata alle 18:30, quindi non più alle 19 come l'anno scorso, e partirà dalla zona della circonvallazione. Per quanto riguarda i parcheggi e le navette, noi abbiamo, oltre alle solite location dei parcheggi di scambio, quindi comunque i soliti che saranno comunque attrezzati da bus navette gratuite che partiranno sia dalle 18:30 fino all'1 di notte, saranno quindi tutte zone servite con delle frequenze molto ottime, quindi partiamo da 5 minuti a un massimo di 15 minuti, dipende dalla zona. Ci sarà la grande novità, che è anche quella comunque che ci sarà un'interdizione delle zone, delle corsie preferenziali sulla circonvallazione, laddove si potrà sostare e quindi raggiungere la festa facendo una piccola passeggiata a piedi.